Alexa, che ore sono? Sono le 3:01 di notte. Ma parliamone. Mi hai fatto svegliare alle 3, prendo il treno alle 5 e mezza per andare dove? A Milano. A fare? Mi devono fare i capelli. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale. Oggi, come avete sentito, andiamo a farci i capelli. Accompagniamo Miranda a Milano per farsi i capelli. Mi truccano pure. Quindi, trucco e parrucco. Trucco e parrucco. Perché Miranda è stata invitata da un programma Detto Fatto, quindi dalla redazione della RAI del programma, per andare a partecipare. E io sono stato chiamato da lei come ragazzo. Qual è la storia che caratterizza Miranda a Detto Fatto? Che praticamente sono mezzo maschiaccio e non sono molto femminile. Adesso siamo quasi arrivati a destinazione, scendiamo al treno, faremo un'altra colazione. Poi ci dirigeremo verso gli studi RAI, nei quali prepareranno Miranda. La cosa bella è che io pure mi sono dovuto portare due cambi. Non ho ben capito per quale motivo, per fare il pubblico praticamente, però detto ciò, faremo tutta una reaction a questa giornata, così che rimarrà impressa sul canale, perché da quanto mi hanno detto dalla redazione comunque verrò anche interpellato io. Siamo usciti dallo studio, come vedete qui accanto c'è il camerino di Bianca, che è la conduttrice del programma Detto Fatto, e l'hanno portata in studio per eseguire una prova di quello che poi effettivamente andrà a fare. Dovrà sfilare, chiaramente l'emozione c'è, è visibile in lei, ma anche in me, devo essere sincero, perché come capita in queste occasioni non sono io che ho la telecamera in mano e che monto il video, ma siamo in diretta su Rai 2 e non c'è possibilità di montaggio, quindi qualsiasi cosa dico sarà poi trasmessa subito. All'interno degli studi, nei camerini anche, quindi sto facendo una cosa che non si dovrebbe fare, non ho la possibilità di registrare. Vediamo cosa riesco a fare, ma comunque affido questo compito di commentare poi la puntata a me del futuro. Avrò la possibilità di rivedere la puntata e commentarla, quindi sarà divertentissimo. Noi ci vediamo dopo. Ok raga, prima di partire, unico appunto, ho flippato l'immagine della diretta, perché non so Rai come si comporterà con i diritti una volta ricaricato questo video su YouTube, quindi se vedete flippato è normale, non vi preoccupate. Cominciamo! Raga, siete com'è? Ho uno scoop pazzesco, pazzeschissimo! Che è successo? Stai calmo! Dopo la reunion di Albano e Romina e quella dei ricchi poveri, anche noi in esclusiva per Detto Fatto abbiamo una reunion di quelle... di quelle... Quale? Vabbè, la riunione che a noi non ce ne frega niente, io stavo lì accanto, ho visto tutta sta scena che è stata provata anche prima della diretta, e la cosa fighissima che già v'anticipo è il fatto che lo studio praticamente non si ferma mai, cioè tu vedi quello che la telecamera vuole farti vedere, ma intorno c'è tutta gente che si muove. Cioè, è spettacolare. E qui parte sta cosa che a me mi ha fatto ammazzare da ridere, e infatti vedete la mia faccia che è proprio sconsolata. A proposito... siete preparati sulla... Ok, così è meglio. La mia faccia, raga. Cioè, io assolutamente non ho cantato per nulla, come chiaro che fosse, ma inoltre, cioè, è vero che quelli che mi stavano accanto erano ragazzi del liceo, però porco, si sembrava Hulk. Artistico Paolo Candiani Bausch di Busto Arsizio. Chi è? Non tutti, ma hanno messo pure a me in mezzo, vabbè. Bianca sta per introdurre insieme a Carla il cambio look di Miranda, quindi va a fare un piccolo riassuntino sulla vita di Miranda. Chiaramente quello che andate a vedere, se conoscete Miranda, avete visto le foto che posto sui social e un po' di video sul canale, capirete subito dopo la descrizione che fa Carla che è recitata come cosa, cioè nel senso hanno costruito una storiella fatta apposta per giustificare il cambio look. Sentiamo. Allora, lei si chiama Miranda, 22 anni,
È una giovane ragazza molto bella, sottolineo, che qui vediamo qualche sua fotografia, ma evidentemente di apparire non ne vuol sapere. È intimorita dalla sua femminilità, si nasconde dietro appunto questo stile così casuale e in più un'appassionata di motocicletta. Perché Carla dà gas sulla motocicletta con due mani. A questo punto oggi io devo farle notare, farle vedere una bellezza stratosferica, il cambio look a questa mission. E allora facciamola entrare, Miranda! Chi è? Ciao, ben arrivata. Miranda, benvenuta del tuo fatto. Senti, ma è vero che tu trovi assolutamente una perdita di tempo passare qualche minuto davanti allo specchio? Decisamente, diciamo che faccio un lavoro particolarmente faticoso a livello sia fisico che mentale, quindi gestisco un gruppo di ragazzi su Roma che si occupa di biciclette. Regà, questa battuta l'ha provata una quindicina di volte prima di entrare ed è riuscita a cannarla. Biciclette elettriche. Tornata a casa, sinceramente mi butto a letto, esco in moto. O rompi i coglioni a me, però questo non l'ha detto. Okay. Non ce la posso fare. Però questo ci diceva anche la nostra Carla, ci spiegava la nostra Carla, che ha un po' a che fare con un po' di mancanza di fiducia in te stessa. Perché sei una bellissima ragazza, come tutti potrete notare, però so che Carla ha pensato a qualcosa che ti potrà aiutare, vero Carla? Certo, io anzi ci hanno portato casualmente una lavagna qui a fianco e quindi dovrai scrivere tutti gli apprezzamenti positivi che ti farà il nostro pubblico, così lo terrai come mantra. Sei pronta? Allora. Raga, stiamo per arrivare alla figura di merda numero uno. Vai pure alla nostra lavagna, Miranda, e segna. Allora, dobbiamo chiedere al pubblico? Pubblico, sì. Iniziamo da lui, Nicolò, iniziamo giusto? Iniziamo da lui, dai Nicolò. Il fidanzato di Miranda. Vai Nicolò, una parola bellissima per la tua fidanzata. Sicuramente il sorriso bellissimo che ha quando è felice. Quindi bellissimo sorriso, signorina, segni. Vai. Dal pubblico del liceo è partito, dalle ragazze. Oh. Miranda, voi regà non avete visto la faccia, ma ha sbroccato malissimo. Ma comunque, a parte questo, vabbè, figura di merda numero uno, come vedete sono diventato rosso. Cosa che non sapete, fun fact, è il fatto che prima di entrare mi abbiano truccato anche a me, oltre che a Miranda. Mi hanno messo una piccola passata di fard, così per far vedere meno il rossore delle mie guance. Comunque, dopo aver provato sta battuta un paio di volte in camerino, è andata tutto a posto e l'ho lasciata lì, così. Poi, chi altro vuole esprimere una forza, un commento, un parere? Signorina? Questa è la ragazza! Questa è una di quelle ragazze che nel pubblico prima, quando ho detto la battuta, ha fatto oh. Però quel oh non era chiaramente finto, cioè è una cosa che gli è uscita veramente ai ragazzi del pubblico. Signorina, un aggettivo per Miranda? Ha un bel fisico. Bel fisico, sì. Eccola, ce l'ha il microfono, signorina? Ha delle gambe stratosferiche, spaziali. Gambe stratosferiche, sì. Vai, vai, questo c'è l'elenco Miranda infinito. Secondo me, di tutti questi aggettivi, l'unico aggettivo è bellissima. Bellissima! Bravo! Genio! Bravo! Complimenti! Fecondami le ovaie, sbattimi come una porta, montami come un mobiletto dell'IKEA. Ma così, bellissimo, mamma mia. In camera tua quando torni a casa. Se l'è dimenticato negli studi, comunque va bene. Cosa te lo ricordi? E quindi passiamo alla carta d'identità e i suoi progetti. Vediamo, Miranda, allora 21 anni, Piacenza, punti di forza tanti, anzi aggiungo tantissimi, punti deboli, pessimismo cosmico. E su sta cosa devo dire che non hanno finto, cioè Miranda è pessimista le sue. Il programma va avanti e prima dell'uscita di Miranda, che sarà alla fine dello spettacolo, io mi sono dovuto guardare tutto quanto il programma. Arriviamo al momento della super classifica di Jonathan, tutti quanti gli ospiti principali sono riuniti al centro dello studio e c'è stato un piccolo siparietto che ha creato un pizzico di problema, perché tutti gli ospiti al centro dello studio si sono messi a twerkare sulle note di Pem Pem di Elettra Lamborghini. Così parte la musica e ci sta Arianna, che insomma gli dà sotto con sto Pem Pem, no? Si vede che c'è sta un punto del programma dove
dove Miranda dal camerino mi ha cioccato a vedere il pem pem di Arianna, così, e quindi niente, io chiaramente ho negato tutto fino alla morte, ma poi in camerino mi ci sono dovuto confrontare, ma questo è una storia che vedremo dopo. Arriviamo così alla fine del programma e vediamo il cambio look di Miranda. Bentornati! Io ho chiamato al centro del palco. Miranda, una bellissima ragazza che si nascondeva con un problema di scarsa consapevolezza di sé. Qui vediamo un'immagine, naturalmente il terreno è fertile, una bellissima ragazza, e per me è stato abbastanza semplice farla diventare splendida. Qui con noi il suo ragazzo Nicolò. Signori, la... Yeah, ma che... Nuova Miranda. Vabbè, 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 non neanche mi commento, non mi commento. Io mi tolgo dalla minchia insieme a Bianca e Carla. E esce Miranda, raga. Miranda, se fate attenzione allo schermo, guardate il labiale. Uella! Perché lei non l'hanno. Non ci stavano specchi, non si è vista prima di entrare. E si è vista sullo schermo. È stata bellissima la sua reazione. Cioè, uella! Mi ha fatto morire. Senza occhiali non vedeva una minchia, ma questo lo sapevo io e pochi altri. Ti piace? A me piace sempre, però oggi è magnifico. Dai. Me ne vado, cioè, ma... Beh. Questa era una battuta assolutamente non da copione, non provata, quindi me ne sono uscito così. Detto questo, noi possiamo tornare nei camerini per salutarci. Siamo giunti al termine, guardate qui la ficaggine, bella dopolona quando sei uscita proprio. Certo, stavi senza occhiali, quindi stavi per morire. No, non vedevo niente. Stavi per morire, però... Io vedevo sta ombra, alla fine mi faceva così. Comunque, raga, sicuramente già ve l'avrò detto nella reaction, ma lo dico qui dal vivo. Vedere come funziona uno studio televisivo e starci dentro, raga, è una bomba. È stato una cifra costruttivo. Io ho riso una cifra, sai perché? Perché c'è stata una che è uscita, che tu poi ti è passata davanti e si è visto che tu hai fatto così. Beh, sicuramente. E ha detto la truccatrice, ma guarda sto stronzo. Beh sì, mi è passata avanti, io non so come fare, quindi ho portato. Vabbè, comunque, detto questo ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video differente dal solito con Miranda vi sia piaciuto. Qui comunque, in sola impressione, trovate anche il link social di Miranda, prima e ultima volta che lo faccio. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Come al solito, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate quella parte che avete preferito di più. No, non fatelo. O anche no. Yeah.